Ben ritrovati insieme. Approfondimento di Class CNBC dedicato al mese del risparmio, ottobre mese dell'educazione finanziaria, non solo per gli investitori ma anche per le piccole e medie imprese del nostro paese. Parte da qui una iniziativa in 15 tappe che andrà sostanzialmente a riguardare 15 diverse città, durante le quali i tecnici della Consob spiegheranno le opportunità finanziarie per le piccole e medie imprese, grazie anche all'aiuto di Federterziario. Per parlarne con me in studio Giuseppe D'Agostino, delegato della Consob per l'educazione finanziaria, grazie per essere con noi. Buongiorno. E accanto a lui il presidente di Federterziario, Nicola Patrizzi, ben trovato. Buongiorno a tutti. Patrizzi, partirei subito da lei perché se parliamo di piccole e medie imprese, quelle che costituiscono davvero il tessuto economico del nostro paese, una delle prese di coscienza più importanti è capire che c'è bisogno di una grande educazione finanziaria. Che cosa non sanno gli imprenditori? Sì, il tema è proprio questo. Noi ci siamo resi conto negli anni che gli imprenditori hanno bisogno di avviare un percorso strutturato di educazione finanziaria, perché oltre al canale tradizionale sanno pochissimo, mentre invece le esigenze della globalizzazione, della chiusura un po' del credito bancario impone la sperimentazione di vie alternative che oggi ci sono sempre più importanti. La Commissione Europea stessa sta globalizzando il mercato della finanza per renderlo più accessibile alle piccole e medie imprese, soprattutto in questa ottica che grazie a Consob abbiamo congegnato un programma di educazione finanziaria per dare questo tipo di risposte. Il nostro è un paese bancocentrico, ci sono più appelli arrivati dal Presidente del Consiglio, dal Presidente di Borsa Italiana, insomma, di poter in qualche modo iniziare a guardare anche alla Borsa, al mercato, come possibilità di finanziamento. Le chiedo, D'Agostino, se ci aiuta a capire quali sono queste fonti di finanziamento alternative o sostitutive. Il percorso è un percorso articolato. Si parla sicuramente di finanza e di questi canali di finanziamento alternativi che sono disciplinati dalla normativa europea ma poco conosciuti in Italia, sicuramente poco conosciuti dalla piccolissima impresa. Per esempio il crowdfunding, cioè le forme di investimento pubblico attraverso le piattaforme dedicate sottoposte a controllo che consentono alle piccolissime imprese di emettere strumenti finanziari, adesso anche di debito e non soltanto di azioni, sottoscrivibili dal pubblico a determinate condizioni. Questa per esempio è una modalità poco conosciuta e poco utilizzata che si sta diffondendo. Esistono una serie di gestori di piattaforme che stanno mettendo in atto proprie strategie per potersi farsi conoscere. Noi vorremmo porre al servizio di tutto il paese, dell'imprenditorialità, queste nostre conoscenze e questa opportunità di finanziamento. Una seconda, più tradizionale, ma anche questa poco praticata, è quella del venture capital, o significa fare in modo che fondi di investimento cosiddetti alternativi possano investire in società target. Perché ciò avvenga, la società deve aprirsi, deve rendere trasparente i propri bilanci, il proprio modello aziendale, le proprie strategie, e quindi significa entrare in un rapporto di lungo periodo con investitori istituzionali che aiutano a crescere, aiutano a sviluppare quella che è l'attività di un'impresa. Per le piccole e medie imprese, dato che parliamo spesso di imprenditori, ad esempio familiari o il genio di un imprenditore che con una buona idea riesce a creare un'attività e un business. D'Agostino, le chiedo per quali di queste PMI la borsa ad esempio è adatta o le forme di cui lei parlava, perché ci sono delle caratteristiche, degli identikit di alcuni imprenditori, di alcune imprese che meglio di altre possono guardare senza timore a questa tipologia di finanziamento? Non voglio eludere la domanda che è molto precisa. Noi vogliamo in qualche modo illustrare quello che è un percorso di crescita accompagnato dalla finanza, quindi nelle varie fasi di sviluppo dell'impresa ci sono strumenti più idonei, per esempio all'inizio c'è il business angel che può aiutare il piccolissimo imprenditore a strutturare un modello organizzativo, un sistema informativo, per poi passare al venture capital. La borsa diventa una fase, una tappa, non dico conclusiva, ma una tappa importante. Peraltro, come si è detto prima, la Commissione europea ha nella MiFID 2 inserito questo nuovo modello di mercato che è dedicato alla crescita delle piccole e medie imprese, lasciando grande libertà e grande flessibilità di organizzazione ai singoli stati, alle singole giurisdizioni e anche agli operatori di mercato. Le dimensioni
dipendono dalla struttura economica dei singoli paesi, essendoci questa libertà di definizione dei requisiti di accesso e di permanenza sui mercati, saranno le condizioni di mercato a dettare quale è l'ottimo per poter avere accesso a queste forme di finanziamento. C'è un profilo che va rimarcato: si accede al mercato di borsa a tipologie di segmenti di borsa particolari, questo della crescita, solamente dopo che si ha un sistema informativo adeguato a poter orientare gli investitori, a poter garantire la bontà di che ciò che si sta facendo è utile agli investitori. Arrivo da lei, Patrizi, per chiedere un approfondimento rispetto a quello che diceva anche D'Agostino in queste due risposte. Da un lato, se la paura è forse il sentiment più diffuso tra gli imprenditori quando si parla di una forma di finanziamento alternativa, il crowdfunding, forse è sì conosciuto, ma non si capisce bene quali sono i suoi confini, in che modo potersi approcciare a questa tipologia. E poi, a proposito delle PMI, che magari possono guardare ad esempio al mercato, quindi alla quotazione, in quel caso qual è il timore cardine o quali sono le preoccupazioni, i dubbi che gli imprenditori hanno? Allora, il filo conduttore è senza dubbio la disinformazione, perché la paura è l'altra faccia della medaglia della disinformazione, quindi ho paura di qualcosa che non conosco, e questo nella finanza è vero perché oggi l'imprenditore nella cultura finanziaria è molto spesso mediato dal professionista di riferimento, che è il commercialista, al quale viene chiesto un ruolo ed una funzione che arriva fino a un certo punto, è quella di fare il bilancio, seguire la contabilità. L'evoluzione sempre più spinta che c'è dei mercati e la competitività sempre più forte spinge le imprese a questo punto a doversi ristrutturare per una crescita dimensionale e ristrutturare per una spinta innovativa che è sempre più forte. Quindi abbiamo indagato la realtà dei nostri iscritti e abbiamo visto che effettivamente c'è una totale disinformazione sugli strumenti finanziari. Molto spesso anche le speculazioni che vengono messe in atto da alcuni operatori scorretti, che per lucrare su un corso di formazione, su un servizio, fanno un cattivo servizio all'impresa e quindi rovinano la percezione che c'è di determinati strumenti. Proprio per ridare ordine a questo sistema abbiamo quindi ideato questo percorso formativo basato sulla qualità, quindi un ciclo di seminari fatti proprio di casi concreti, di esperienze che gli esperti della Consob porteranno per avvicinare il più possibile l'esperto al piccolo e medio imprenditore. Per vedere che è possibile, insomma, in qualche modo. Per vedere che è possibile e lasciargli anche degli strumenti, perché a fianco a queste giornate formative noi stiamo raccogliendo della documentazione di riferimento utilizzando un linguaggio semplice. Ogni evento è accompagnato da attività media che facciamo sui nostri social, su trasmissioni come queste, per cercare di far passare questo messaggio. Tra l'altro questa è l'epoca delle PMI dal punto di vista della finanza. La Commissione Europea negli ultimi anni ha sempre di più rilanciato gli investimenti, dal piano Juncker a tutta la riforma che c'è stata con il Capital Market Union, quindi dobbiamo farlo. Quindi la cultura finanziaria, D'Agostino, che può spingere effettivamente la competitività delle nostre imprese. Questo è uno dei messaggi che può Questo è assolutamente vero, è fondamentale aprire agli imprenditori le opportunità che la normativa prevede, e non limiterei la caratterizzazione di questo nostro progetto alla finanza. C'è un po' di tutto, ci sono elementi di economia aziendale, ci sono elementi di diritto societario, ci sono certamente nozioni di finanza importanti, ma quello che è veramente fondamentale è l'apertura mentale che il piccolo imprenditore deve avere per poter competere in un mercato sempre più aperto, allargato e di natura internazionale. Faccio un esempio anche per capire le prospettive. Per esempio tutta la disciplina sulla sostenibilità, quella famosa Environmental, Social and Governance, che determina quelle che sono le informazioni non finanziarie che i soggetti soprattutto con strumenti finanziari quotati ai mercati regolamentati devono rilasciare con la relazione annuale e poi anche con la semestrale, impone a questi soggetti di valutare anche la catena dei fornitori. Ecco, se in questa catena di fornitori sono presenti le piccole imprese, le piccolissime imprese, devono potersi assoggettare
chiaramente non perché è richiesto loro dalla normativa, ma perché è richiesto al soggetto committente, devono soggettarsi a questa disciplina sulla responsabilità sociale, sul rispetto dell'ambiente, sui diritti e sulla buona governance. Ecco allora che anche la piccola e piccolissima impresa, per quanto non assoggettata a questa normativa, deve poter conoscere questi spazi che, se non conosciuti, li preclude naturalmente relazioni commerciali, relazioni d'affari con la grande impresa. Consob e Federterziario stanno scaldando i motori, si inizia alla fine del mese, quindi buon lavoro per questa iniziativa. Grazie a Nicola Patrizi, presidente di Federterziario, grazie a Giuseppe D'Agostino, grazie, delegato della Consob per l'educazione finanziaria. Buon lavoro, alla prossima occasione, è tutto. Per